Questo è Nothing Phone 2 e come vedete è fuori dalla scatola e lo sto usando. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around, turn around. I just wanna have fun, turn around, turn around. I just wanna. Belle, eh? Le lucine, si chiamano Glyph Interface 2. Quest'anno non hanno più 13 gruppi di LED, ma ben 33. E poi ce n'è uno che si illumina e si spegne gradualmente, per esempio quando si imposta un timer o mentre si aspetta che arrivi il tuo driver di Uber. Ok, ma lucine a parte? In effetti di questo smartphone sappiamo già che ha lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 e sappiamo anche che il design è quasi uguale a quello dell'anno scorso, quasi perché in mano fa tutto un altro effetto. Che poi una delle novità è senza dubbio la possibilità di creare delle suonerie personalizzate abbinate anche all'illuminazione della Glyph Interface. Come dite? Sapevamo anche questo? Sì, esatto, il video promo di Swedish House Mafia. Però c'è un cavetto nuovo, l'avete visto? Ah no, anche quello l'aveva mostrato Carl su Twitter. Oh, ma che posso dire di sto telefono? Almeno l'autonomia, come prende, l'audio... Ah no? Ah, ok. Ma almeno le fotocamere? Sì, puoi farle vedere, ma non puoi esprimere opinioni. Insomma, quello che ha suggerito Carl su Twitter ormai una settimana fa, è per questo che ci sono tutte queste foto online. Insomma, avrete capito che non posso dirvi un granché e che le cose che vi ho fatto vedere sono fondamentalmente quelle che aveva già svelato Carl Pei nelle scorse settimane, a cui probabilmente piace avere delle esclusive sul suo stesso smartphone. Uscirà la recensione giovedì ore 17:30, quindi questo è il momento. Se ancora non siete iscritti e vi interessa questo smartphone, fatelo e attivate la campanellina delle notifiche. Però vediamoci almeno le caratteristiche tecniche e discutiamo insieme del prezzo, che sarà di 679€ per la versione 828 e 729€ per la 12256, infine 849€ per la 12512. Prezzo inevitabilmente alto per un 2023 in cui diversi smartphone top di gamma sono violentemente scesi di prezzo, due su tutti Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23, e soprattutto con un Pixel 8 in arrivo e prodotti come OnePlus Nord 3, Honor 90, che sono appena arrivati sul mercato come fulmine a ciel sereno. Insomma, non sarà certamente facile, ma le specifiche non sono male. Trovo interessante la presenza dello schermo LTPO e di un bel set di fotocamere. Insomma, abbiamo capito che per avere un prezzo di partenza sotto i 700€, una delle poche possibilità, che non sia quella di lesinare su altro, e non usare l'ultimo Qualcomm come SoC. E lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 è, secondo me, la miglior scelta possibile. Per il resto, pochissimi aggiornamenti, sia al design, che come dice Carl, in mano effettivamente sembra diverso, è vero, sicuramente più rifinito, raffinato, pur rimanendo comunque sostanzialmente molto simile all'anno scorso, e il software, questo Nothing OS 2.0, che ancora una volta è una versione un po' più abbellita di Android puro. In particolare si è lavorato sull'estetica, quindi nuovi widget, nuovi temi, in generale una rifinitura grafica che, devo dire, ci voleva. Per il resto invece vi rimando alla recensione completa che pubblicherò giovedì alle 17:30. Per i posteri, qua sotto in descrizione vi lascio poi il link alla recensione se doveste capitare su questo video. Per il momento è tutto con Nothing Phone 2, fatemi sapere se vi piace oppure no e iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!